siamo partiti. Anzi, in realtà siamo quasi già a metà strada, perché siamo quasi arrivati. Con nuoto! E dove siamo esattamente? Siamo a Selci. Cerchiamo un'altra persona un po' più seria. Angelo, dove siamo? Sulla Varecchiese, a Lama. Ho capito, va bene, cerchiamone un altro. Silvia, dove siamo? A Sestino. A Sestino, a posto. Siamo a Serra Valle, manca esattamente 120 km alla meta. 5 e mezzo arriveremo e troveremo gli altri che dovrebbero essere là già in villa che ci aspettano. Siete pronte? Posso tanto prendere le buste io? Oh, se arrivo a casa con la carbonella legata di sopra è la cosa più metal che ho fatto in tutta la mia vita. Allora, siamo arrivati all'ora di cena, abbiamo fatto la spesa, abbiamo acceso il barbecue e ora stiamo cucinando. Eccolo qua. Rock and roll! Stanno cuocendo praticamente tutta la Conad, c'è cioè qui dentro. Queste sono le ragazze, Federica e Ilaria. Questo è l'appartamento. Questo è il tavolino dove mangeremo. Qui abbiamo la Hilary che mi mette il cappello, bastarda. Abbiamo dovuto aprire tutto perché praticamente la cappa del camino non sta tirando niente. Abbiamo anche le lucine di Natale. Dico, questa è la copertina sicuramente, guarda, questa è la copertina del video, la vedo molto bene. Tre palle, come tre palle. Chi l'ha detto, ma perché? Non devo più pensare a te. Buongiorno, siamo appena svegli, abbiamo appena finito di fare colazione, ora stiamo facendo l'itinerario per il RUD. Ora stiamo facendo il ROAD per la giornata, il ROADbook per il percorso che faremo oggi. E ora partiamo, aspettiamo un attimo Giovanna che forse viene con noi oggi. Lardo di Colonnata. La frazione Lardo di Colonnata. E c'è una Madonnina che adesso andremo un attimo a salutarla. Sta piangendo sangue. E che vogliamo fare? C'è da fare un po' di trekking per arrivare su alle cave delle marmore. Un po' troppo trekking, io un penso po' troppo che trekking. Io e Antonio andiamo a prendere un caffè. Controlleremo il bar se
sono all'altezza sono di nome di cotanto posto. Bar fatto con lardo. Il bar fatto con marmo e lardo. Marmo e lardo. È un bar dove servono dei caffè al lardo. Come siamo arrivati ci hanno un po' un attimino aggredito. Ci hanno sentito troppa cattiveria addosso. Cittadino medio che non ha gradito il nostro power parts. Si sono avventati al muso come gli aspi. Noi però abbiamo nessuno però ha staccato le orecchie, tolto i denti. Niente, siamo rimasti sobri, sani, con molta umiltà. Molta umiltà, nessuno ha bestemmiato. E abbiamo anche spostato. Stop a registrazione che vado a ammazzare. Adesso andiamo a ucciderli. Al cavatore. Allora, siamo arrivati a Forte dei Marmi e adesso andiamo nel pontile a mangiare i panini che abbiamo portati da casa, ovviamente. Siamo quasi arrivati. Ora noi vogliamo lo spritz. Lo spritz lo facciamo dopo. Adesso andiamo in fondo laggiù per mangiare i panini. Storia di Porto Venere, per come è nata, perché si chiama Venere. Dicesi Porto Venere, è lunga storia. Quanto tempo abbiamo? Abbiamo 10 minuti. No, non serve nemmeno niente. La giornata, cioè le tre giornate si sono concluse, adesso stiamo facendo il roadbook e faremo ancora altri passi per arrivare a poi dopodiché a casa questa sera. Ci saranno da fare altre riprese perché faremo comunque l'Appennino Tosco Emiliano e quindi saranno cose belle da vedere. Ci vediamo strada facendo e a più tardi.
arrivati al passo della Cisa, siamo in cima al passo della Cisa. Un po' di motociclisti ci sono, adesso continueremo, andremo a Parma, Bologna, super autostrada fino a Bologna, a Bologna si esce e facciamo la Raticosa, tutto il vero godimento verrà dopo, che vi aggiorneremo. Salutate, ciao. La tappa chiaramente fissa del motoclub. Vediamo che tanta roba. Il Don Dischi. Tanta roba. Da qui non so dove andremo. Faremo anche la futa? Penso sì, il gioco. Futa e gioco. Il gioco e crociamori, credo. Futa, gioco e crociamori. La futa mi sa che non si fa. Ok, dai, bel passo abbiamo fatto, bello, carino, veramente molto bello. La Raticosa noi solitamente la facciamo dalla parte opposta, invece questa volta l'abbiamo fatta dalla parte di Bologna. Andiamo ai Cigli. Adesso andiamo ai Cigli. Con il Cigli.
fine schiena. Finiti i soldi, finito amore. Finiti i soldi, finito amore. Allora, siamo arrivati al termine dei tre giorni, per qualcuno quattro giorni, noi ne abbiamo fatti solamente tre. È stata oggi una giornata veramente impegnativa, tante curve, ma tanti passi. Bella roba, ci ha dato gusto proprio per quello, perché c'era tante curve da fare. Siamo arrivati, siamo qui alla Pieve, saluta anche la signorina Vittoria, il resto della ciurma è qua. Ci vediamo alla prossima girata. Ciao ragazzi, seguite le nuove avventure.